Nella riproduzione del Palazzo Zwingli di Dresda, 750 capolavori conosciuti in tutto il mondo sono raccolti nella galleria virtuale. Il suono dei carillon del mezzogiorno ci accompagna durante la nostra visita. Non ci fermeremo allo shop, che pure regala molti gadget, e trascureremo purtroppo la maggior parte delle opere qui ospitate. Facciamo un rapido giro in alcune sale per avere l'idea di come siano custodite e presentate alcune delle opere più famose, con particolare riguardo all'arte italiana, molto ben rappresentata, per esempio attraverso le opere di Giorgione e di Raffaello. Ci soffermiamo su alcuni quadri di Canaletto, che è stato protagonista di una recente esposizione che ha riscosso molto interesse. La galleria virtuale sempre aperta, secondo i progettisti, consente di gustare famose collezioni di capolavori raccolte in un unico ambiente, di incontrare altri visitatori con cui fare amicizia e scambiare opinioni sull'arte, di partecipare ad eventi culturali, di avere con un clic le informazioni essenziali su ogni opera, di ascoltare spiegazioni critiche più ampie, in inglese, e di lasciare infine un commento nel libro degli ospiti. Ovviamente il Museo Reale ci aspetta in Theaterplatz.